Buongiorno cari concittadini, questo buongiorno lo rivolgiamo soprattutto ai nostri amici ucraini che purtroppo si vedono costretti ad arrivare nel nostro paese, che cercherà di accoglierli nel modo migliore possibile, purtroppo spinti da un bisogno terribile che è quello della guerra. Noi diamo il benvenuto a questi nostri che diventeranno nostri concittadini, almeno temporaneamente, io spero che possano poi raggiungere di nuovo la loro patria, ma intanto vogliamo rendergli l'accoglienza più facile possibile. Non esiste ancora uno schema ben distribuito a livello regionale, ancorché nazionale, per questa accoglienza, ma tanto si sta facendo quotidianamente per dare un'organizzazione. Allora, qualora giungano presso di noi o abbiate notizia ai cittadini montechiesi di famiglie o di persone che dall'Ucraina arrivano presso di noi, diciamo che esiste, a piedi questa piccola relazione troveranno tutti i modi per prendere contatto immediato e per seguire le vie giuste. Contatto che può essere preso con l'URP e l'anagrafe del nostro comune oppure i servizi sociali. Per i bisogni più immediati, per quelli che sono, diciamo, la risposta più immediata, saremo noi attraverso i nostri servizi a fornire le risposte immediate. Per risposte più a lunga gittata ci sarà ovviamente un'organizzazione a livello provinciale tramite la prefettura, tramite la questura, tramite gli appartamenti forniti attraverso la rete del CAS, cioè del Centro Accoglienza Straordinaria, che verranno poi proposti a queste persone. Quello che volevamo dire è che appena arrivano in paese siamo in grado di fornire loro tutte le informazioni di base che a loro servono per poter regolarizzare anche il loro ruolo di, diciamo così, di immigrati per motivi di tipo politico. E avranno risposte immediate per quanto riguarda anche la tutela sanitaria e la tutela dei bambini per un inserimento scolastico rapido. Sono state date a disposizione ai vari dirigenti scolastici di accogliere tutti i bambini e di assegnarli a classi che possano rispondere circa alla loro età e al loro grado di istruzione. Per quanto riguarda la risposta sanitaria, rivolgendosi al nostro distretto qui a Montecchio Emilia, negli orari di apertura, avranno un inserimento con un medico assegnato e la possibilità di eseguire subito accertamenti circa la pandemia Covid o compimento o esecuzione della vaccinazione al fine di ottenere il Green Pass. Per quanto riguarda i farmaci, anche questi verranno distribuiti, non verrà nessuno lasciato con un vuoto nell'approvvigionamento di farmaci per terapie croniche. Cosa dire? Giorno per giorno cercheremo di aggiornarvi sempre di più su strumenti diversi e su modalità diverse. Ai nostri concittadini che abbiano stanze, appartamenti, da fornire anche in via temporanea per una prima accoglienza, li invitiamo a rivolgersi ai nostri servizi sociali. Avranno la risposta e avranno la possibilità di fornire un'immediata risposta a bisogni urgenti. Per coloro che invece hanno locali, appartamenti o anche altre situazioni che volessero dare per una permanenza più duratura, con garanzie anche più durature per quanto riguarda poi la corresponsione di affitti o quant'altro, bisogna rivolgersi sempre attraverso il nostro comune alla prefettura o alla questura, a seconda del tipo di settore di assistenza che viene sfruttato per l'assegnazione poi di questi locali. Quindi, sia che si segua la rete dei CAS, sia che si segua la rete del SAI, ci sarà questura o prefettura che sarà, o unioni, addirittura nel SAI sarà l'Unione Valdenza, a dare risposte per quanto riguarda l'utilizzazione di questi appartamenti. I beni, vestiti o beni, vestiti di prima necessità, parliamo di indumenti nuovi, ma soprattutto di cibo che viene poi mandato, ci saranno degli elenchi alla fine di questa piccola esposizione a cui potete fare riferimento sulla tipologia
di beni che possono essere conferiti. Sono due le vie di conferimento. Una per beni che vengono portati direttamente in Ucraina, quindi vengono, diciamo, raccolti da noi a Montecchio il giovedì mattina presso la palazzina centrale dell'ex macello, e poi vengono conferiti a Reggio Emilia e da qui a Verona, e da Verona vengono poi portati in Ucraina. E l'altra invece sono quei beni di pronta necessità che vengono accolti da noi presso la sede del Remida il martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, che vengono distribuiti direttamente da noi alle persone ucraine che ce ne facciano richiesta. Quindi sono due modalità, ma anche due tipi diversi di beni che vengono raccolti e vengono forniti con due strategie diverse. Esiste sempre l'IBAN del conto corrente del nostro comune, che troverete pubblicato alla fine nella newsletter, al quale potete fare versamenti per quelle somme di denaro di cui spesso si ha bisogno per rispondere in modo immediato dei bisogni economici delle persone che arriveranno presso di noi. La gestione è da parte dell'amministrazione comunale di questi fondi e vengono rendicontati alla fine, come abbiamo fatto anche per l'emergenza Covid. Buona giornata e buona domenica, e accogliamo in modo caloroso e accogliente, la nostra città deve diventare accogliente anche per i nostri amici ucraini. Buona domenica.